Buonasera amici del tubo, è tempo di ritornare alle nostre avventure zombesche, di fare una piccola capatina dentro al mondo di The Walking Dead, il videogioco Salvami, ti prego, da The Walking Dead, la serie televisiva che questa quarta stagione mi fa davvero venire i vermi. Comunque, la seconda stagione di The Walking Dead, il videogioco, sta per arrivare. Steam ha detto che dovrebbe, giungere a noi entro il mese di dicembre 2013 al prezzo di una ventina di euro, 22 euro. Io non penso che l'acquisterò a quel prezzo, perché per 22 euro preferirei seriamente acquistare la versione fisica e non la versione soltanto digitale. Quindi non giocherò a The Walking Dead stagione 2 dal primo giorno, a day one, ma aspetterò un'offerta. Io ho comprato la prima stagione intorno ai 12 euro, quindi mi auguro di poter spendere una cifra simile per la seconda. Però c'è il DLC. C'è 400 giorni, 400 days, che dovrebbe essere una sorta di presentazione della nuova stagione. E siccome siamo a metà, forse, fra la prima e la seconda stagione, diciamo rispetto a quando io ci giocherò, ho deciso di provare a giocare a questo titolo che dovrebbe essere molto breve e fornirci un'esperienza molto diretta che ci introdurrà alla seconda stagione. Ora, Doom and Destiny non verrà naturalmente mandato a quel paese. Che brutto termine, perché dovrei mandare a quel paese Doom and Destiny che è un gioco delizioso? Non so, cioè non verrà accantonato, ecco la diplomazia, Berlusconi decaduto, ma continuerà, cercherò di fare un'altra partita a Doom and Destiny in questi giorni, ma per il momento vorrei tanto giocare a questo 400 Days famoso di The Walking Dead che ci introduce alla seconda stagione. Sapete che il DLC 400 giorni 400 Days vi introduce alla seconda stagione? Credo di non averlo ancora detto. Comunque, benvenuti amici del tubo. Dovrei caricare il salvataggio, sì, mi ci trovo, sì. Tutto in italiano, traduzione ufficiale, quindi forse eviteremo qualche svarione. Che peccato, mi mancano. Continua, ciao Clem! Non la vedrò in questa espansione, lo so già. Posso chiamarla espansione? Sì, certo, è un DLC. Ma so già, non voglio fare spoiler. Non farò spoiler, forse voi non sapete nulla, quindi. Episodio speciale 400 giorni, 1, 2, 3, 4, 5, 6 persone. Le avventure sono solo 5, quindi ce n'è uno di troppo che morirà. Comunque, prima di giocare a 400 Days, del quale non so assolutamente nulla fino a questo momento, in un momento di trance, come al solito, mentre stavo mangiando un sandwich, avevo un foglietto di Scottex. No, non quello di 7 alla misura minima di ogni cosa, e il dottor Culo Cane, no? Cioè, Scottex senza X, quello con la CS. No, quello. Il dottor Culo Cane, quello del Scottex con la CS, quindi io avevo una fetta, non si dice fetta, ho tagliato una fetta di Scottex, no? Insomma, perché non puoi mangiare il sandwich senza ungere e far diventare le pareti trasparenti come nei Simpson, no? E quindi, mentre stavo mangiando il sandwich, avevo in mano un attrezzo che serve per scrivere, che non è una penna, è questo. Sembrerebbe una penna, ma non è una penna, è un coso, è un. Quegli affarini con le punte piccolissime, si vede che credo che la gente usi per inchiostrare. Io della Seller Pigment Liner 0.1, sottilissimo, non so perché ce l'ho, perché io non inchiostro un bel niente, ma lo avevo e in realtà mi piace perché ha la punta molto piccola e mi fa fare. È l'unica penna che riesce a farmi avere una calligrafia vagamente elegante. E quindi mentre stavo mangiando questo cazzo di sandwich, non so perché, pensando fra me e me, ho ricevuto un messaggio dagli spiriti, probabilmente. E questa fetta di Scottex è diventata ora la pergamena della verità. Non vi preoccupate, giocherò anche a The Walking Dead in questo video, forse. E non so se si vede. Ma questa pergamena della verità intrisa di unto del sandwich ha alcune parole che forse vi farò uno scan di quello che ho scritto in un momento di trance, ne ho tantissimi momenti di trance, non prendetemi in giro. E ci sono alcune frasi anche abbastanza spaventose, profetiche, tipo tutte le conseguenze cadranno su di te e saranno spietate, tieni gli occhi aperti. Ecco, si vede?
Spietate, tieni gli occhi aperti. Oppure un ordine supremo, che è una cosa, un'istruzione che devo fare se vedrò una macchina, probabilmente guidata da uomini, non guidata da zombie, dato che gli zombie tendono a stare dentro le macchine, ma non le guidano casualmente. Corri meglio. Quindi forse avete capito anche la provenienza di questo messaggio, sopravvenuto durante la mia giornaliera trans. Per il resto sei libero di fare quello che cavolo ti pare. No, in realtà, perché ho ricevuto anche l'ordine delle avventure, così come andrebbero giocate. Forse voi non sapete che 400 Days è composto da 5 avventure molto brevi, dove c'è solo una grande scelta da fare alla fine. E infatti funge soltanto come presentazione. Vi ho detto che 400 Days funge da presentazione per la seconda stagione di The Walking Dead. Ora lo sapete se non l'ho detto prima. E quindi seguirò queste istruzioni della pergamena della verità. E meglio che inizi a cliccare gioca, perché siamo tornati alle vecchie abitudini. Quando è che comincio a giocare dopo aver parlato a Iosa? Se notate un cambiamento nell'illuminazione di questa stanza, è perché ho comprato la luce a basso consumo. E a occhio nudo va benissimo, ma qualunque attrezzo elettronico come questo cellulare non vede una nerchia. Questa serie di giochi si adatta alle scelte che fai e la storia si svolge in base al tuo modo di giocare. C'è un autoradio. E se è un autoradio sento delle macchine. Comunque, altro che Mass Effect, qua probabilmente ci porteremo avanti delle scelte fino alla stagione 12, anche se Telltale non è che possa. Oh, un autogrill! Sì, dicevo, non è che Telltale possa crearci delle scelte madornali che cambiano completamente la storia, sono soltanto delle piccole differenze, ma va bene così, ce le porteremo avanti per parecchio tempo. E le scelte che io effettuerò in questa espansione. Ciao zombie, quanta pace, lo senti il chiurlo zombie del mattino? Gas up, next up, 45 miglia, ah ok, va bene. Le scelte che farò qui risuoneranno nella stagione 2 di The Walking Dead. Cavolo, che prezzi, neanche in Italia li abbiamo. Negli Stati Uniti non costava pochissimo la benzina. Ah, queste guerre. Gli zombie li riconosco, sono. Ah, una vecchia. Sono sempre gli stessi. Un vecchio. Una cantante delle Supreme. Una obesa. Coppietta felice americana. Questo è morto di sicuro. Ah, ecco i nostri. Le nostre creature. Speriamo che sopravvivano per la seconda stagione. E vediamo l'ordine, la pergamena della verità. Sono selezionabili in questo modo e effettivamente sono scomparse, suppongo. Bonnie è una raccomandata perché sta davanti alla Casa Bianca, quindi non è la Casa Bianca. È il Campidoglio, credo. Dove c'è la statua di Lincoln, così. La statua di Lincoln così, no? Ve la ricordate? È raccomandatissima. Russell è un laureato, ma dovremmo cominciare. Dimmi, pergamena! Vince, asiatico, corrisponde. Gli asiatici hanno la barba? Ah, scoperte che faccio alla mia età. Cominciamo da Vince, quindi. È mito chiunque sia dietro di lui che fa così, no? Vabbè, l'America è un paese pieno di obesi, quindi anche di zombie obesi, vi ricordate la donna cuore. Ah, che bello ritornare. Lì Pasta Frolla non è morto. Ve lo spiego dopo. Sei un uomo cattivo, Vince. Oppure sei sotto ostaggio da parte del killer dell'origami. È una prova. Io non ho mai sparato all'uomo dentro l'appartamento. La grafica è migliorata. Cartoonesca. Riconosco il posto. Sto riconoscendo il posto. È nostalgia pasta frogliana. Sì. Cestino, cestina, cestina. Non la troverà mai nessuno. Sì, una parola grossa dire che mi sono liberato delle prove, ma. Corri, corri, corri. Abbiamo imparato a correre da The Last of Us e c'è un taglio. Ok. Avrei dovuto buttarla sul tetto. Vince, giorno 2. Dobbiamo arrivare fino a 400. Come fa a durare 10 minuti questa avventura con Vince? Che vuoi? Non dovresti parlare con un asiatico. Tanta gente che va al penitenziario, mi ricorda qualcuno, lì Pasta Frolla, che non è morto, lì Pasta Frolla si è che cazzo, aspetta un secondo, ti hanno dato 20 anni, hai un minimo di pazienza. Ok,
Non è morto l'ipastafrolla, si è evoluto in uno spirito per proteggere Clem anche al di fuori della vita fisica, ecco. Quindi. Ma vaffanculo. Non riesco neanche a spiegare la storia di pastafrolla. Non si può. Vi hanno dato la condanna a morte, questa è la vostra condanna a morte per soffocamento all'interno di un autobus. Non me lo ricordo neanche. Ah, tu, scusa. Non c'entro niente io. Io volevo rubare dall'emporio pastafrogliano dopo aver ammazzato qualcuno, ma non è successo. E beh, chi sei? Cosa siamo, nel Parlamento italiano, per citare Simpson? Non siamo in Italia, sei stato condannato. Sei decaduto, Danny? Sai cosa vuol dire? Quanto ha 12 anni? Infatti le è scesa la voce, è cresciuta. Stai andando in galera, non ci pensare più. Ti sta già tradendo. Tanto lo sa che non torni a casa. No, sono asiatico, abbiamo un figlio solo. Tiè. È un manager, quindi almeno dalle 2 alle 400.000 vite con gli investimenti. Comunque io sono il pastafrolla, non sarò nessuno di questi personaggi. Ma sarò uno spirito che alberga su queste persone. Ecco perché sei qui. Ma io direi qualsiasi cosa per... Sì, sono stato io. Ah, confesso anche di aver ammazzato 12 persone. Ma era per il furto di un carrello della spesa. È una battuta. Chi sei, Hannibal Lecter? Le conoscevi da una vita quelle persone. Frode fiscale. Continui a ricordarmi qualcuno. In questi giorni ce l'ho proprio piantato in testa. Ma affanculo Wall Street. Una delle cose più belle che abbia mai detto. Di più, spero che tu... Ne è valsa la pena. Bravo. Dammi la mano. Quindi hai rovinato almeno 4 milioni di vite. Tutto l'Oklahoma. Io non vi dirò niente. Tempismo perfetto. Ah, non avete mai pensato che avrebbero potuto fare una cosa del genere i detenuti? Beh, ma uccidi solo lui perché per il resto è legato alla sedia. Quindi... Vabbè, frode fiscale, dove vuoi che abbia le palle? Non ci tengo a fare l'eroe, ma... Ah, sì. Vuoi un po' di catena, devo allungarti la gamba. Dai, ce la fai. Mangia ciambelle, ce la fai a risolvere la questione. Il fucile ha un calcio. Gira il fucile. Ma che polizia penitenziaria. Non li fanno i concorsi in America per stabilire chi è il migliore attraverso un quiz di cultura generale. Ma almeno l'ha beccato alla testa. Questo è buono. Che poeta. Sottile poeta. Togli quei vincoli. Niente male. C'è da imparare da queste persone. Ti chiami? Vince. È meglio che cambi colore, tizio. Ti vesti di arancione. No, non iniziamo a fare il signore delle mosche.
Just wait, okay? Just give me a damn minute. Dispatch, come in. You killed that guy. You gotta deal with it, man. I just need a minute. Deal with it. I need a minute to think. You ain't got a minute. Shut up, you hear me? Just shut your mouth. And shut your mouth. Okay, okay. Rambo. Calm down. Far volteggiare. Smettila di far volteggiare quell'affare. Mi piace, mi piace. Ho imparato la poesia dei detenuti. Evita di fare la mossa della vittoria di Final Fantasy VII. Mettila sicura e poi farla. Oh, è stato bello conoscerti. Detenuto numero 17. Ah, ok. Ora mettiti la tutina. Abbiamo un sacco di posti liberi sull'autobus. Oh, sono arrivati. Coppietta felice, era quella sui volantini? Sì, forse la traduzione non è ancora così meravigliosa. Beh, siamo più al sicuro qua che da qualche altra parte. Siamo dentro un autobus con le inferriate. Ah, no. No. Come... Non gli hai sparato in testa? Vale. Sei veramente un imbecille. Vuoi degli spicci? Non ce li ho gli spicci. Ho pagato la metro. Il vincolo. Catene, puoi dire. Trova un'arma. Hai un ponte dentale, te lo puoi togliere, usarlo come arma. Poi te lo rimetti. Where the fuck is it? Fai come nella serie televisiva, terza stagione, mi pare. Spezzagli il braccio, tira fuori l'ulna, se l'ulna è nel braccio, e usala come... Oh, che nostalgia, devo a premere Q, e poi anche E. E niente, vabbè. Prendi il... No! Usare entrambe le mani, cosa che non capita mai nei videogiochi. Ce la faccio, ce la faccio. È più facile che sparare ai vivi. Ed è più facile che ripulire il vomito di un fiscalista. E non è un aggettivo, è un sostantivo. Ah, sono felice di essere l'uomo col fucile. Non è una catena, è un vincolo, caro. Che c'ha la guardia? Se l'è meritato. E ce l'avrà l'altro. Abbiamo ancora dei colpi. Non dovremmo prima contare i colpi, magari. Magari ce n'era solo uno in canna, ma non credo. Oh, oh, no, non bastano per tutti. Non bastano. Ah, sparo al vincolo? Sì. Sì, vabbè, lo guardo ancora un attimo perché mi devo prendere coraggio, giustamente. Sparargli più vicino, tipo. No, no. Prova le catene, cos'è? Le ho già provate, mi stanno benissimo tra l'altro, sono favolose. Un altro colpettino. Vendergli dei bot. Ah, è quello il vincolo. Beh, spariamo al piede dell'uomo di Wall Street, certamente non gli serve, sta attaccato a una scrivania. No, no, tu non lo fai, lo faccio io. Io ho bisogno dei piedi, sono stato scritturato un contratto come attore principale nella prossima serie. Devo arrivarci intero. Spara a Danny Di Vinco. Ah, Danny Di Vinco, sei italo-americano. Oh, Justin Di Vinco. Siete fratelli. Justin Di Vincolo e Danny Di Vincolo.
No, beh, il fiscalista, naturalmente. È l'economia. Questo è il mio messaggio che mando all'economia americana. Mi spiace, per... è un fratellino piccolo degno di vincolo, vero? Sì, sì, ma ce l'avrai anche senza piede, non ti preoccupare. Herschel se la sta cavando benissimo, gli è quasi ricresciuta la gamba. No, no, stai benissimo. Stai benissimo. Ah, merda, ancora una. Non ti preoccupare. È più facile che con l'ascia, l'ho fatto nella prima stagione. Ah, è partito, ma va bene, non ti preoccupare. Grazie, eh. Grazie, Justin di Vincolo. Morirai presto, tu stai lì tranquillo, gli zombie sono oltre la porta, devi solo aspettare che abbastanza sangue defluisca, perderai coscienza e... ti risveglierai a Silent Hill. Breve, abbiamo tempo di farne ancora una, credo. Togliamo Vince, prendiamo la pergamena della verità. È così che si consulta la pergamena della verità. Wyatt, capelli lunghi e barba. Le Boschi. Jeff Bridges. Wow. Posso giocare con il drugo? Quello vero, non quella merda interpretata da Will Bush. Sì, ho visto la recensione di Victor Laszlo, non si poteva fare altrimenti. Ho un grande rispetto per i Coen e un grande rispetto per Le Boschi. Ecco perché faccio finta di non essere indignato da quello che ho sentito. Oh, una Renault 5. Ah, bello mostrare i vari stage dell'epidemia. Stai sciallo. I didn't see the guy either. I was too worried those dudes were gonna pull guns on us. Shit! Dude, how did they catch up to us? Con un veicolo. È una Renault 5. Ho una Ritmo. Forse è una Ritmo. Dammi. È un revolver. La pistola più potente del mondo. 6 proiettili. Più che sufficienti per fare fuori qualunque cosa si muova. Se stesse ferma, infatti. La cosa si muove e io non riesco a ucciderla. Ok. L'ho accecato. Ho trasformato l'automobile in un governatore. Ti chiameranno Wyatt Earp, lo sai. Non vedo niente. Non vedo niente. Ho sparato a quello che si muoveva. La pistola più potente del mondo. Paludi, siamo nel sud. Wow. Sì, un Ritmo. Per forza di cose deve essere un Ritmo. Mia mamma guidava un Ritmo, ma era blu. Era azzurra. Sì, anch'io mi sentirei addosso con lo sguardo. Questa è una domanda filosofica. Ma quanto si può essere stupidi? Siete una bella coppia. Io ho provato a girare di notte senza i fari accesi. L'ho fatto. Perché nella mia mente sono un... ogni tanto sono un po' jackass. E li ho riaccesi prima ancora di spegnerli. Mezzo secondo. Perché mi sono cagato sotto. È stata la cagata più veloce della mia vita. Did you see that one guy's eyes, man? He's fucking gorped. I don't want that guy in my life, Wyatt. Quindi sì, ce l'avrei ancora. Dude, you are covered Dude. In blood. Cosa? I know, Wyatt. My shirt is soaked. It's like, I just... Why didn't they say anything? Cioè, gli hai sparato a qualcuno. Il tipo sta... hai sparato a uno che stava cagando. I told you not to keep that gun on you. Fuck right off, Wyatt. Those guys were going to kill us and take all our shit. È una cosa miserabile uccidere qualcuno mentre sta cagando. That gun saved your chubby ass. Non è chubby. Non è chubby. All I know is those guys had me all jacked up, like I was on speed or something. I was just on edge, you know? Come se. And I was like watching that guy's brains come out of the back of his head. E non c'è modo di rimetterlo dentro. Sorry, man, I... Solo gli egizi lo sapevano. Vabbè. Siamo vivi, quindi un piccolo ringraziamento penso di poterlo fare. Tanto non sopravviverai, Eddie, quindi... Se dobbiamo separarci, facciamolo almeno con... un po' di diplomazia. Oh!
I will punch your eyes. Questo è lo sviluppo psicologico dei personaggi. Capire che... Ma se sei fatto non ti si alza più niente, Eddie. Ho evitato la battuta molto sofisticata. No, non era una battuta, era l'altra la battuta. Era una battuta sul tuo uccello. Sì. Ah, due fattoni. Non avevamo ancora avuto due fattoni. Davvero? Se la dà a gambe? Ah, sì, vediamo subito. Ho una pergamena della verità, cioè... Non vedo niente. Ma vedo che è quella che hai perso l'ultima settimana. Oh, Dio, veramente? Ma c'è qualche weed? C'è? No, è un gioco politically correct. La gente muore in ogni modo, ma non si fuma erba. Abigail? Cazzo! Io non ho questo problema. Me l'aspettavo. Meno male che abbiamo acceso i fari. Meno male che abbiamo acceso i fari. Ah, che figata, amico. Ah, che cazzo è successo? Sì. Secondo certi punti di vista potrebbe esserlo. Ma che cazzo ne so? C'ho fame. Mi si sta sfaldando la pergamena. Nella verità. No, non posso fumarla, mi serve. Erba, tu vuoi cercare l'erba? È un modo per dire... Tu cerca cose nella macchina che possono essere utili. Casualmente l'erba è utile, quindi se la trovi. Vuol dire che passeremo tutta la notte qua. Guarda, è partito lo specchietto. Non c'è la GVZ, c'è la manetta. È una Subaru SV Ritmo. Ok. Sì, sei un po' cicciotto in effetti. Sta zitto! Fattone! Guarda, guarda, guarda. Sai quanto costa? Sostituirla a una Ritmo, poi, se vuoi. Sono rarissimi parabrezza. Parabrezza, bisognerebbe dire. Ci sono tanti morti con la camicia. Sono morti fortunati. Sì, esco. Vado a prendere, fa col cazzo. Ok, ho guardato tutto, Eddie. Ah, ok. Oh, Eddie, Eddie. Wyatt? No, non ti amo, Eddie. E noi siamo ancora qua, ti rendi conto? Quanti punti è o missione di soccorso in caso di incidente mortale? 6. Ma tu non sei neopatentato. Le boschi. Come on, man. This is stupid. We go out there, we check it out. We get moving. Non so come sopravviverò. Vai tu. You go if you want. Want? Why would I want to? I just... Perché ti voglio bene, Eddie. Perché non lo vuoi fare? Eh? Okay. Well. Shit. Okay. No. La morra. La morra. Are you fucking... Ma che cazzo, è giusto serio? No. Sì. Come on. Sitting here is making me nervous. Ok, la morra è la cosa migliore. Per tranquillizzarsi. Ok. Che cos'è sta cosa per la morra? Non si fa? Ah. Uno! Campione di morra 2008. Ancora! Sasso! Pari. Uno per me. Le probabilità normali che ci sono, non è niente lì. Ah! Scissor Sisters. Insane. Ok. Ah, tu ridi, coglione. Non c'è. Sono.
Ronco Bilaccio 2008, chi se lo scorda più, eh? Vai, vai, Eddie. 6 ore al giorno faccio io far così. A me stesso, poi. Dopo tanti pareggi. Sono diventato un campione. Sapevo che tu avevi una faccia da sasso, quindi ho continuamente usato carta. Ciao Eddie, è stato un piacere. L'erba in realtà ce l'ho, ma la userò tutta per me. Eddie! Silent Hill è arrivata. Complimenti, Eddie, sei fatto, ma sai tirare. Cos'è? Hey Wyatt, I ate paint when I was a kid. Dying. Where the hell do they go? Vabbè, cercali. Le boschi, su, datti una mossa. I'm staying right here. Ok, sì, non volevo. Ah, occhio quando alzerai. Alzerai lo sguardo. Ritroverai Eddie, ma non sarà più lo stesso. Cosa ho fatto? Non c'erano qua? Chiavi, chiavi, chiavi. Vabbè, ma io me li sto. Ah, già, forse potrebbero essere qua. No. Ok, ora in teoria dovrebbe vedersi qualcosa. Tanto sei anche orbo. Sei pure orbo nei boschi. Quanta te ne sei fatta? Io li odio i nazisti dell'Illinois. Oh, finalmente una E. Chiudi la porta, chiudi la porta, chiudi la porta. Fattone, chiudi la porta. Ah, sono dei. Ma lascio Eddie così nel nulla? Più totale, Q. Ma io ti percuoto. Ma io ti percuoto, buzzurro. Io ti percuoto. Ah, credo di averti fatto male. Potere alla ritmo. Eddie, non ti ho abbandonato. Si sono verificate delle situazioni. Tu mi capirai. Nasconditi, scava una buca. Rinchiuditi nella buca. Ok, però lo faccio fra poco, quindi. Perché più che altro sapete com'è Fraps. Riempie il computer di roba. Quindi. Ok, non era un dito medio. Fra poco. Iniziate a beccarvi questi due. Bello, carino. Situazioni molto brevi, però descrivono discretamente i personaggi. Ma perché non ne parlo alla fine? Dato che ci saranno proprio. Molto probabilmente 3 video, perché uno, due, poi vabbè, Bonnie, Bonnie, sei l'ultima tu? Scusate. No, sotto sopra, non funziona se è sotto sopra. Ah no, non sei l'ultima. L'ultima è questa qua che ha una figlia orrenda, deve aver avuto qualche orribile malattia, le ha rovinato completamente la faccia, manco fosse la figlia di Stannis Baratheon. Comunque, sì, carino, fra poco. Altra parte.